Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io vi sembro pimpante, ma non lo sono perché ci sono tantissimi gradi. È ormai qualche giorno che è arrivata l'estate, quella vera, e io soffro, soffro, soffro. E ho i capelli sciolti perché in realtà ieri li ho lavati e non li ho asciugati. Li ho raccolti in uno chignon, ci ho dormito sopra, capello umido. Quindi non c'è nessun condizionatore, ma devo dire che alla fine sono meglio del previsto. Stanno peggio raccolti per quello che li ho lasciati sciolti. Allora, io ho una vita che voglio farvi questo video. In realtà sono da marzo, quando ho deciso di intraprendere un nuovo hobby, che è ovvero quello di lavorare ai ferri barra uncinetto. È una cosa che non ho mai considerato nella vita. Ho fatto mille cose creative, ma quello proprio non l'ho mai considerato. Mia mamma, quando ero piccolina, io l'ho vista fare, mi aveva fatto una maglia bellissima gialla con delle ricami di galline. Non so dove sia finita, mi spiace perché era veramente bella. Ho questo ricordo. Ricordo che mi aveva insegnato della fare le catenelle con l'uncinetto, ma si tratta di una giornata, poche ore, si vede che proprio ero disperata, non sapeva cosa farmi fare. Dopodiché più nulla, anche se ho avuto varie occasioni di avvicinarmi a questo mondo, ma in realtà, volevo guardare che si continua. In realtà, non ce l'ho fatta prima, cioè non ce l'ho fatta, ma perché non ero proprio interessata. Poi ho visto un maglione al mercato che mi è rimasto qui, perché quando sono poi ripassata per comprarlo, era esattamente in mano a una ragazza molto bella e molto giovane, e quindi insomma mi è rimasto il desiderio. Ho provato poi a chiedere alla signora del bancone se sarebbero tornate quelle maglie, ma purtroppo non sono poi più ritornate. E da lì mi è rimasto il tarlo di dire: mi compro la lana di quel colore e mi faccio qualcosa di simile. Se riesco, mi ricordo, vi rimetto magari qua o qua la maglia in questione che ha scaturito tutto questo. Ho comunque iniziato un corso, anzi ben due. Il primo è in una merceria che c'è in centro a Biella, praticamente, si chiama Kilo Yarn, è gestita dalla signora Barbara, che cioè loro producono proprio il filo, quindi si compra a prezzi veramente vantaggiosi. E poi ho iniziato anche in parallelo un altro corso al mercoledì sera. Questo invece si svolge in una Proloco a Terningo, che è un paesino super ibric di qua, insomma in collina. Che però, vabbè, quello è gratuito, bisogna solo fare la tessera della Proloco e bisogna fare un capo all'anno per appunto scopo benefico. Si fanno poi dei mercatini dove vengono vendute tutte le cose fatte dalle signore, da noi signore che ci troviamo a fare questa cosa ogni mercoledì. E quindi è una cosa, sono due ambienti molto diversi, però tutti e due mi piacciono, tutti e due mi danno un qualcosa di unico, ecco. Io vi farei vedere che cosa ho fatto al momento, sono piccole cose, però insomma sono orgogliosa di questo. E aspettate che tiro fuori tutto per non perdermi niente, per non perdermi nulla. Allora, avrei dovuto. Ok, e vi faccio vedere la primissima cosa che ho fatto al corso in centro a Biella, Kilo Yarn. E questo cappellino, io non volevo arrivare a parlarvi di lana in pieno luglio, però alla fine ci sono riuscita. Ma ho pensato che va bene perché così magari siete già sotto le ferie, siete sotto l'ombrellone o siete a casa a rilassarvi e iniziate a pensare a qualche buon proposito per l'autunno. E il lavoro ai ferri uncinetto è molto molto bello farlo comunque, non so, la sera guardando la TV, se non è troppo impegnativo il lavoro in sé, ovvio. È una cosa piuttosto, secondo me, che si avvia in autunno, io in primavera però fa lo stesso. E niente, quindi questo è stato il primo lavoro che ho fatto. Praticamente è fatto con i ferri, è una sorta di rettangolo che poi si chiude sopra. Questo punto qua è il punto legaccio, che è quello il primo che praticamente si impara. Questo è il rasato, ovvero tutta maglia dritta, e di qua il rovescio all'interno, ovviamente. Il filato era già di per sé tutto colorato e quindi il risultato è venuto così. Io lo metto, cioè sto facendo una cosa, ragazzi, che se io credo di avere, adesso non ho qua il telecomando in camera, però credo di avere 28 gradi in questa camera, quindi apprezzate. Quindi questo è il cappellino, molto, è la cosa più semplice che possa esistere, con i miei colori preferiti, e quindi questa è la prima cosa che ho fatto. Poi,
Seconda cosa che ho fatto, questo l'ho fatto al corso di Ferri, al mercoledì sera, ed è un buffer per il collo, ma in realtà si può usare in tanti modi. Colore bellissimo, questa me l'hanno regalata lì perché molte aziende regalano lana all'azienda della Proloco, oppure fabbriche che hanno, che ne so, seconde scelte o anche no, avanzi. E quindi questo qua era un filato anch'esso tipo melangiato, adesso non so se è corretto dirlo così. Anche questo è tutto legaccio, quindi un ferro diritto e un ferro di rovescio, e vi faccio vedere, tolgo però gli occhiali, sto sudando, aiuto, no ma non si può fare sti video, cioè sono veramente scoordinata. Allora, dunque voi potete usarlo, se non morite, in questo modo, buffer. Più basso, più alto, portato in doppio, insomma in tanti modi, oppure addirittura c'è chi lo usa come cappello in questo modo. Ecco qua, se lasciate perdere la mia ricrescita, però ecco, si può portare anche in questo modo, un po' più di lato, un po' più indietro, insomma è carino, è carinissimo, se non avete la crescita ancora meglio, ok. Poi, già che ci sono, vi faccio vedere il terzo cappello. Questo invece, perché non contenta, avevo visto un progetto che mi piaceva su YouTube. Su YouTube c'è delle persone bravissime, dei canali fighissimi, anche su Instagram c'è delle aziende che vendono lana, che hanno dei progetti semplici, d'effetto, dei filati pazzeschi. Cioè, volendo potete, secondo me, col senno di poi, non mi sarei neanche iscritta a un corso, nel senso che con i tutorial che ci sono fatti bene, uno può anche non andare al corso. Io vado ai corsi per un lato sicuramente umano. Uno, ho conosciuto delle persone, due, comunque hai un dubbio, hai subito lì a cui chiedere, tre, comunque è divertente perché un contesto con tante donne insieme che hanno la stessa passione barra hobby è molto divertente. Si intrecciano anche altre passioni. Ad esempio, al mercoledì ho scoperto che alcune signore sono appassionate come me di impasti, di pizza, quindi ci scambiamo consigli, ricette, eccetera. Quindi, secondo me, se non siete comode, YouTube trovate tutto, YouTube, Instagram, i siti stessi che vendono lana come We Are Knickers, io seguo, e Hobby, quei due lì hanno delle cose molto molto belle, molto moderne, e con tutte le spiegazioni anche. Poi vabbè, qualcosa si può anche un attimino improvvisare su qualche cosa semplice, però vi dirò. E io ho trovato questo filato, anzi questa YouTuber che aveva fatto questo cappellino marshmallow, andate a vederlo se volete farlo, con dei ferri molto grossi, mi sembra un 10, 10 e mezzo. Se ricordo, ho comprato il filo da We Are Knitters, mi pare, ma cercherò di mettervi tutti i riferimenti qui sotto. E lei si chiama, mamma mia, non mi viene in mente, ma ve lo scrivo perché mi piace un sacco lei. Tra l'altro, questo qua è il cappellino marshmallow. È stupendo. Voi non vedete la stupendità di questo cappellino? Fa un po' teenager, ne farò un altro per mia nipote o per la bancarella della Proloco. Questo qui è un cappello fatto in circolare, ovvero lo fate proprio ma con i ferri diritti, e infatti quel video secondo me è fighissimo. Lo indosso per voi, eccoci qua, guardate se non è meraviglioso, è bellissimo, e devo taggare assolutamente quella ragazza che ha fatto questo video, magari la metto su Instagram, e voilà. Bellissimo, è stupendo. Poi i colori sono molto più accesi di come vedete in video. Mi piacerebbe fare anche un maglione, magari un crop top corto, vediamo un po'. Comunque, io sono riuscita con lei a farlo, quindi se sono riuscita, ed ero alle primissimi mesi, quindi era aprile forse. È andata bene perché in realtà no, sono andata in vacanza a fine aprile in Germania, avrei potuto portarmelo che faceva un freddo polare e invece l'avevo lasciato a casa. Altra cosa che ho fatto è una sciarpa, anche questa mi sono innamorata, forse c'è una passione per questi filati alla fine, è un colore, io lo chiamo Long Island questa sciarpa, è semplicemente anche questa, mi spiace che i colori sono un po' mosci in camera, ma sono molto più allegri, e questa è una sciarpa fatta col punto chicco di riso 2 a 2, e non è altro che
un diritto, no, due diritti e due rovesci, due diritti e due rovesci, non è altro che questo. Bellissima, io adoro le cose coloratissime e questa l'ho fatta bella abbondante. Mi sembra che sia 180 cm di lunghezza per un 20-25 di larghezza. L'ho fatta bella abbondante, a me piacciono le sciarpe belle importanti. E questo filato ho preso, credo anche questo da Barbara, sempre un filato che si chiama, chi si ricorda, magari ve lo metto qua sotto, però sono sempre filati o si chiamano unicorno, marshmallow, vanno questi nomi un po' così, e c'è altre colorazioni, questa è bellissima, bellissima. Poi vi faccio invece vedere un regalo di una signora che in realtà mia cognata lavora in un posto dove lavorano la lana, fanno una spatura e quindi ogni tanto anche loro hanno, che ne so, piccoli campioni, seconda scelta. Io gli ho regalato un colore che a me non piaceva, non mi sta bene. Dopo qualche settimana le è arrivata, ha notato che io ho un colore che uso molto, il beige, e mi ha regalato questa sciarpa. Io credo che sia di Mohair, è stupendissima, è beige glitterata. È finissima ed è il punto rete, una cosa che io mi ha proprio detto che non posso ancora, non sono ancora in grado di fare. Ed è una nuvoletta, è un colore caldissimo e bello. Cioè, lei me l'ha portata tra l'altro dicendomi che se non mi piaceva potevo ridargliela. La lana è la lana gatto di questa, facciamo anche un po' di pubblicità al nostro territorio e alle nostre aziende, e in realtà gli ho detto: no, mi ha detto: guarda, è un colore che ho notato che usi, questi qua un po' neutri, e quindi te l'ho fatta di questo tipo. Infatti, mi ha fatto felicissima perché è bellissima. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho fatto io. Allora, questo è stato il lavoro in assoluto più lungo al momento, a parte un altro ancora che però vi posso solo raccontare. Le pianelle, io ho iniziato, allora, premetto che le piastrelle a me non piacevano, cioè le vedevo questa mania, però non capivo, non mi piacevano più di tanto. Poi ho iniziato a farne e mi farei qualsiasi cosa di piastrelle, che sono queste famose granny. Vi faccio vedere, vedete queste. Alla fine io fai pianelle, fai pianelle, fai, volevo fare una maglia chiusa davanti, poi però non mi piaceva perché era troppo pesante e ho fatto un bolero fatto così, con i miei colori preferiti. Io adesso non metto poi una foto con l'indosso perché adesso fa veramente troppo caldo e non riuscite a vedermi a figura intera in quest'angolo, però per farvi capire è aperto davanti, vedete che è fatto così, è proprio un po' a bolero, un po' più lungo di un bolero, però l'ho pensata proprio per, che ne so, le sere d'estate, in autunno, quando hai bisogno di qualcosa sulle spalle, e questo ci ho messo veramente, ci ho messo tutto aprile. No, ho iniziato a fine aprile, quindi ci ho messo tutto maggio, tutto giugno, in mezzo ad altre cose che poi vi spiego, però ho lavorato anche quando siamo andati in vacanza in Germania, ho lavorato quando siamo andati a Cesenatico, praticamente ho fermato tutti i fili nel viaggio da Biella a Cesenatico, quindi Luca era felicissimo, però almeno tanto ero lì a far niente, quindi. Ho fatto, non è pericoloso usare l'uncinetto mentre si guida, quindi ho fatto quello. E questo proprio è stato il primo mio lavorone in assoluto. Poi ho fatto una cosa con l'uncinetto, perché anche il corso di uncinetto, diciamo che tendenzialmente al sabato l'ho tenuto più come corso di uncinetto rispetto al mercoledì che gli fanno solo i ferri. E all'uncinetto ho fatto questa borsa carinissima, colore neutro con le frangette e tutta fatta all'uncinetto, col punto mi sembra basso, c'è un po' di punto gambero qua a rifinirla. Queste frange sono fatte con un metodo particolare per cui si lascia un po' di filo fuori, poi si taglia, sono proprio incastrate dentro alla trama della borsetta. Poi in realtà io volevo una forma un po' più bassa e larga, però insomma non ci eravamo capite con l'insegnante, ma non importa, è carina lo stesso. La catenella è intrecciato sempre il suo filo e poi c'è il bottone qua a pressione, io l'ho anche foderata e io la trovo veramente carina carina, cioè proprio per l'uscita serale, per l'uscita veloce. Veramente bellissima, c'erano di tanti toni diversi, però io ho scelto questo proprio per metterla un po' su tutte perché è molto estiva. Questa
Quindi questa ho usato due filati diversi. Questo è una ciniglia e questo è un cotone con lamé. Quindi questo è un altro progettino bellissimo. Poi ho iniziato una maglia, ma è proprio l'inizio, inizio, inizio con dei filati che mi hanno regalato, un incrocio di filati, come sempre io abbondo sui colori. Poi l'ultima cosa che sto facendo, e poi vi devo lasciare, ho iniziato un top per mia nipote. È un toppettino fatto all'uncinetto. Per il momento ho fatto le due coppe, adesso devo vedere se devo allargarlo o meno. Però lei voleva sul blu il toppettino, quindi ho iniziato questo. Questo, poi più quest'altro sono identici, solo che uno è fatto meglio e l'altro un po' peggio, ma lo aggiusto poi con la parte sotto. E poi appunto ho iniziato a fare il sotto, che è una fascia semplice, ma in realtà poi farò del traforato. E lo farò ovviamente a scuola al sabato. Cacchio, mi si è disfatto un pezzetto di. Non ho tirato abbastanza. Quindi questo è il progetto che sto per finire per mia nipote. Un top da mettere, che ne so, sul jeans. Adesso non so se avete fatto caso, le ragazzine escono in reggiseno. E anche mia nipote adesso non è una da reggiseno, cioè da look estremi, però i top corti li mettono coi jeans. E niente, mi è partito il gomitolo per tutta casa. Basta, io direi che poi magari vi faccio uno spoiler del lavoro che ho iniziato al mercoledì di maglia. E quindi sapete benissimo cosa sto facendo. Io spero che questo video vi abbia fatto. Stavo dimenticando una cosa. Aspettate. Nella borsa che ho fatto, questa qua inizialmente doveva essere con il manico. In realtà non mi piaceva il risultato, come vedi, l'ho preferita mettere questa catenella d'oro, ma col manico, guarda, udite, udite, allora questo era il manico che sarebbe dovuto fare da manico, ma non mi piaceva l'effetto, però ce l'avevo lì che girava a casa, ce l'avevo lì che girava in casa. A un certo punto ho detto, sai che c'è? Ma io ci faccio una bella collana. Ci attacco un po' di chincaglierie che ho preso un braccialetto al mercato di perle di vetro e ho niente, le ho semplicemente incastrate sopra, le ho cucite, le ho agghindata così, ci ho messo i suoi gancetti e quindi è venuta una bellissima collana. Quindi questo è tutto, io vi saluto con le mie idee, spero che questo video faccia venire la voglia a qualcuno di iniziare a prendere i ferri e l'uncinetto in mano, so che è un lavoro per cui ci vuole molta pazienza, ma che rilassa tantissimo, io a volte la sera devo mettere giù perché mi concilia proprio il sonno, però è una cosa molto bella perché si capisce proprio il valore di certe cose artigianali che ci vanno ore e ore e ore e la gente vuole pagarle come un qualsiasi altro oggetto. Io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao ciao ciao.